Ciao bambini, oggi provo a fare una brevissima video lezione, quindi in basso a destra vedrete anche il mio faccione. Vi ricordate della maestra Elisa? Ciao bimbi, spero che state tutti bene e che passiate al meglio questo periodo un po' così. Ci sono delle notizie, diciamo, abbastanza confortanti, però dobbiamo tenere ancora duro, dobbiamo ancora stare a casa. Allora, oggi ripassiamo i nomi attraverso un video simpatico. Allora, i nomi già visti l'anno scorso, ripassati un sacco, però rivediamoli. Allora, sappiamo che i nomi possono essere nomi di persona, come pirata, nomi di animale, cane, oppure nome di cosa. Attenzione, adesso rivediamo un'altra tipologia di nome. Allora, questi che abbiamo visto adesso sono dei nomi che vediamo e che esistono. Dubbio, attenzione, il dubbio è una cosa che esiste sicuramente, però riusciamo a vederla? No. Riusciamo a sentirla con gli orecchi? No, non ha alcun suono. Riusciamo a toccarla con le mani? No, riusciamo ad annusarla? Quindi il dubbio ha qualche profumo? No, riusciamo a assaggiarla? Qualche gusto? No. Allora, non so se vi ricordate, quei nomi che indicano delle cose che esistono ma che non possono essere percepite con i nostri sensi, si chiamano nomi astratti. E adesso li rivedremo. Difficili anche da disegnare, vedete il dubbio qui l'hanno disegnato con una bambina che non sa che cosa fare e con un punto di domanda. Quindi un po' difficili, però ce la possiamo fare. Noia, anche questa, altro nome astratto. La noia io non la vedo, non la sento, non la posso percepire con i cinque sensi, ma esiste. Quindi nome astratto. Andiamo avanti, adesso vediamo. I nomi possono essere quindi concreti oppure astratti. Concreti, io li vedo, come per esempio la mela o un pesce. Io li vedo, li posso toccare, li posso annusare, li posso anche mangiare. Oppure astratti, come per esempio la tranquillità. Io la tranquillità non la vedo. È vero che io posso essere tranquilla, però non la posso né vedere, né sentire, né toccare, né tantomeno gustare o annusare. Quindi nome astratto, tranquillità. Andiamo avanti. I nomi, questo lo sappiamo benissimo, è un ripasso veloce. I nomi possono essere comuni o propri. Comuni, per esempio, un bambino, un gatto, una montagna. Propri, come si può chiamare questo bambino? Andrea. Come si può chiamare questo gatto? Minù. Come si chiama questa montagna? Cervino. Quindi ricordiamoci, bambini sono tutti, Andrea solo lui, quindi nome proprio. La stessa cosa, tutti i gatti si chiamano così, nome comune, però lei si chiama Minù. Tutte le montagne hanno questo nome, quindi nome comune, ma Cervino è solo quella montagna lì. Quando appare questa lampadina, ci dà un suggerimento. Come facciamo a riconoscere i nomi propri? Dalla lettera maiuscola. Il genere è molto semplice, maschile oppure femminile, ragazzo, ragazza, ventaglio, borsa. Facile questo da riconoscere. Attenzione, come facciamo a riconoscere la finale della parola? Quindi nonno finisce con la O, nonna finisce con la A. Purtroppo però non è sempre così semplice.
In alcuni casi cambia proprio la parola. Il femminile di padre non è padra, ma è madre. Quindi cambia totalmente la parola. Attenzione ancora alla lampadina. Alcuni nomi non cambiano al maschile, al femminile, quindi il nipote maschio e la nipote femmina sono nomi di genere comune, significa che non cambiano. C'è un metodo però per capire se nipote è maschio o femmina dal... Eccolo qui, l'articolo. Il nipote mi fa capire che è un maschio, la nipote mi fa capire che è una femmina. Ecco che ve lo evidenzia anche lui, il nipote, la nipote. Attenzione però anche qui, e qui vorrei soffermarmi un attimo perché questo non l'abbiamo mai visto. Il coccodrillo maschio, il coccodrillo femmina. Alcuni nomi di animale non cambiano. Il coccodrillo rimane invariato sia per il maschio che per la femmina. Devo mettere il coccodrillo maschio, il coccodrillo femmina. Questi nomi si chiamano promiscui, sono di genere promiscuo. La stessa cosa per la tigre maschio, la tigre femmina. Altri animali hanno il maschile e il femminile, per esempio l'elefante, l'elefantessa. Attenzione quindi, promiscuo con la C. Il numero singolare o plurale. Questo è semplice, sappiamo singolare una cosa, plurale più di una. Singolare. Pinguino, plurale pinguini, quindi cambia il finale della parola mela, mele. Attenzione, uovo non diventa uovi, ma uova. Ci sono alcune parole un po' particolari, il cui plurale ha una forma un po' diversa del solito. Attenzione anche qui la nostra lampadina, la moto, plurale, le moto, sono nomi invariabili, anche qui abbiamo in aiuto gli articoli, quindi per sapere se sto parlando di una o di tante moto vado a vedere l'articolo, quindi nomi invariabili, questi però li vedremo. Concludiamo i nomi. Primitivi o derivati oppure alterati. Questi li vediamo molto velocemente perché poi li rivedremo anche più avanti. Carta è un nome primitivo. Cosa deriva da carta? Cartiera, la fabbrica dove viene prodotta la carta. Andiamo a vedere le alterazioni. Cartaccia. Vedete una carta tutta pallottolata, brutta. Ho aggiunto a carta, poi vedremo bene la radice del nome qui è carta, accia, e questo mi fa capire che è una cosa brutta. Le alterazioni possono essere diminutivo, casina, anche qui abbiamo la radice cas e ina, vezzeggiativo. Qualcosa di carino, la nostra cassa diventa etta, casetta. Io capisco aggiungendo questo desinenza che la casa è molto carina. Abbiamo poi l'accrescitivo, casona, una casa molto grande. Abbiamo sempre la nostra cassa che è la nostra radice e abbiamo questa desinenza ona. Vi ricordate, avevamo visto anche nei verbi, la radice è la parte che non cambia mai, la desinenza è quella invece che varia nei verbi in base alle persone, nei nomi in base alle alterazioni che vogliamo fare. Infine abbiamo il dispregiativo.
Casaccia. Capisco che è proprio un tugurio. I nomi collettivi, anche questi andiamo molto velocemente. Albero, tanti alberi insieme, cosa fanno? Cosa formano? Un bosco. Quindi albero è il nome individuale, bosco è il nome collettivo. Così come ape è il nome individuale, sciame è il nome collettivo. Oppure stormo è il nome collettivo che indica tanti uccelli che volano insieme, oppure per i pesci invece banco di pesci. Questo però lo vedremo poi meglio durante la settimana. Nomi composti: pesce più cane si forma pesce cane, capo più cuoco, capo cuoco. Quindi due nomi che si uniscono per formare una parola diversa. Anche qui vedremo ci sono delle particolarità. Ok, bambini, vi saluto, poi naturalmente vi metto tutte le attività che dovete fare per ripassare i nomi. Ciao ciao bimbi! Aspetta, aspetta, aspetta.